Amici di Sport Legnano, bentornati al Palavolley. Nice to meet you, coccinelline. Due coccinelline nuove. Allora, Lara Turoni. Ciao. E Beatrice Rossi. Ciao. Allora ragazze, le solite 5 domande. Avete l'aria di due ragazze informate che hanno visto i video delle vostre compagne, giusto? Sì. Più o meno. Qualche video, sì. Quindi le domande le sapete. Sì, sì. Molto bene. Allora, partiamo dalle due domande pseudoculturali, quindi il cinema e la musica. Lara, cominciamo con te. La musica che ti fa più vomitare? Generalmente ascolto tutto, però come le mie altre compagne dirò la trap. Ecco, questo è un punto simpatia. Sì, esatto. E questo. Ok, bene. 1-0 per te sulla simpatia. Non contro di te, contro un avversario ipotetico. Ecco, restiamo ancora su di te, parliamo anche di cinema. Qual è il genere di film di cui fai a meno volentieri? Gli anime. Ho provato a guardarli più volte, però non riesco. Mi è da dormire, cioè non ce la faccio. L'impegno ce l'hai messo. Esatto, sì, ci ho provato, ma no. Perfetto. Allora, Beatrice, invece, stesse domande. Musica, la trap, naturalmente la... ti fa schifo. Sì, esatto, okay. Trap sì. E musica che odio, rock. Non ce la faccio. Rock? Sì, non ce la faccio. Ma rock vecchio, rock nuovo, rock in generale? Rock vecchio. Quindi, non lo so, AC/DC? No, quelli no, non ce la faccio. Va bene. Invece, film? Film che odio è fantascienza. Tipo Harry Potter. Ok, tipo Star Trek, Star Wars. Sì, esatto, okay. Non ce la faccio. Va bene, restiamo con te Beatrice. La cosa che odi di fare di più al mondo, insomma quella che proprio dici, non la faccio. Fare il letto la mattina, quello è un incubo. Fallo la sera. No, la sera no, non cambia niente. È una questione di orari. Sì, esatto. Allora, la cosa che odi di fare di più, il letto anche a te mi sa che non piace farlo. No, il letto no. Studiare in generale, ma in particolare odio studiare storia dell'arte. Cioè non ce la faccio. Ok. Non riesco. Salutiamo la tua prof in diretta. Esatto. Buongiorno. Buonasera. Ok. Va bene. Allora, le ultime due domande, che sono: il personaggio famoso che ti sta più sugli zebedei? Allora, Barbara D'Urso sicuro. Barbara D'Urso? Sì. Poi in particolare non c'è nessuno che mi sta antipatico. Perché sei una molto tollerante, perché ce n'è di gente antipatica. No, vabbè, ma in realtà no, non mi sta antipatico okay. Nessuno. Ok. Mentre, vabbè, Barbara D'Urso non piace nemmeno a te. Sì, no. Oltre a Barbara D'Urso, anche De Sica e Boldi. Christian De Sica? Sì, oh, no. Una new entry. Beh, Boldi lo prenderei a schiaffi anch'io. Sì, no. De Sica gli dico vai via prima di menarlo, a Boldi non glielo dico neanche. Sì, esatto. Va bene. Allora, ultima domanda, il cibo. Qual è il cibo che... Il pollo. Il pollo? Sì. Ma davvero? Sì, non riesco a sentire neanche l'odore che... no, mi disgusta proprio. Ma dai! Sì. Vabbè, il pollo allora per là. Ok. Invece te il tacchino. No, sono d'accordo con lei, anche con lei. Ma che te il pollo? Sì, non mi piace. Ma la squadra è stata messa insieme apposta, persone che odiano il pollo. Pure anche insalata o pomodori. Lì ti appoggio, insalata. Sì. Non è che mi fa vomitare, però è inutile, cioè la togli dall'equazione sì, e il risultato è lo stesso. Esatto. Ok. Bene, allora, Beatrice, grazie mille. Grazie a voi. Grazie a te, Lara. Grazie a voi. Grazie a voi, amici spettatori, e alla prossima.